Riccardo Scarpa, docente di economia ed estimo rurale nel Dipartimento di Economia Aziendale dell'Ateneo, ha condotto uno studio sui produttori di vini laziali, in particolare della zona del Frascati. Qual era l'obiettivo di questo studio, di questa vostra ricerca? Dunque, l'obiettivo principale è stato quello di allargare l'informazione disponibile agli studenti a cui insegno, quindi è stato un esperimento inizialmente didattico per permettere agli studenti di entrare in contatto con gli operatori di un distretto vitivinicolo importante ai piedi di Roma, perché il Frascati è un distretto che è probabilmente lontano 15-20 minuti dal raccordo stradale che circonda Roma e che ha una storia importante, una storia che risale ai tempi di Catone, insomma, quindi dai tempi dei Latini, che questi colli vulcanici sono stati utilizzati per la produzione di vino e che ha avuto una storia recente di interesse agli studenti, in quanto sono studenti dell'economia dell'impresa vitivinicola, e è nata l'idea appunto di mettere a disposizione attraverso delle video interviste con gli operatori del territorio anche la memoria storica degli ultimi eventi che ha permesso il configurarsi di questo distretto nella modalità produttiva che vediamo oggi. E che cosa è emerso da questa vostra ricerca? Sono emerse delle realtà molto interessanti. Chiaramente il territorio è stato sottoposto a forti pressioni di variazione dell'uso del suolo negli ultimi 30 anni, perché Roma ha un hinterland molto attivo e i comuni di Frascati, Grottaferrata, Marino, che sono quelli che hanno la maggior ampiezza di territoriale e quindi anche produttiva dell'area vitivinicola di interesse, sono comuni in cui c'è stata una crescita edilizia notevole, come chiunque può verificare anche sovrapponendo delle mappe degli ultimi 10-20 anni, e quindi c'è una competizione nel territorio per l'uso del suolo che ha sottratto terreni all'agricoltura, un po' come è avvenuto in tutti gli interland urbani della penisola. E questo è stato il primo fenomeno che ha sottratto territorio all'attività vitivinicola, ma l'altro fenomeno è stato quello di realizzare delle piccole realtà, alcune anche un po' più grandi, in cui lo sforzo di miglioramento qualitativo del Frascati ha assunto delle caratteristiche particolari e anche degli orientamenti di rivalutazione di varietà vitivinicole, di varietà viticole e quindi anche di vini, che si rifanno a varietà storicamente non incluse nel protocollo produttivo del Frascati, ma che erano importanti realtà territoriali prima che il Frascati acquisisse l'importanza economica che aveva per il distretto romano. E quindi una realtà è emersa, una realtà un po' a macchia di leopardo, in cui si sovrappongono nuove forze imprenditoriali giovanili anche, con forte creatività e forte volontà di fare produzioni modeste ma di qualità, e una forte attenzione al sostenibile e al biologico, che sta acquisendo anche un buon riscontro dal punto di vista del mercato. Tutte informazioni che saranno molto utili ai produttori. Un modello quindi di ricerca che è esportabile anche ad altri distretti vitivinicoli, ad altri produttori che volessero analizzare qual è la loro situazione. Ma senza dubbio, dunque, i nostri studenti hanno bisogno di essere esposti, perché provengono da tutta Italia. Noi siamo insieme all'Ateneo di Udine e di Padova tra i pochi a fornire un percorso formativo così specialistico, e quindi diciamo vengono dal sud, dalle isole, oltre che dal centro nord, ovviamente, perché il corso di studio si svolge tra Udine, Padova, Conegliano e Verona, a seconda di come gli studenti poi si orientano nel secondo anno di magistrale.
E quindi hanno bisogno di essere esposti alle realtà distrettuali dei comparti vitivinicoli che sono, come sappiamo, in Italia molto differenziati. Quindi come approccio alla raccolta di informazioni a cui esporre i nostri studenti, sicuramente il modello è trasferibile ad altre realtà che sono meno conosciute. Io ho visto che gli studenti apprezzano molto la possibilità di vedere chi sono effettivamente gli operatori e sentire dalla voce degli operatori quelle che sono le esperienze nei diversi segmenti della filiera vitivinicola, cioè dal produttore al conferitore in cooperativa a chi ha invece la piccola impresa di trasformazione vitivinicola fino agli imbottigliatori e anche poi l'atteggiamento dei politici, perché noi abbiamo intervistato anche i sindaci dei diversi territori di interesse. Quindi sì, gli studenti hanno interesse e li vedo molto partecipi, anche perché un domani possono essere i propri gli interlocutori verso i quali si vanno a riferire per l'offerta di lavoro sostanzialmente. Certo, quindi è stata un'attività di ricerca, ma anche di didattica. Sì, di informazione. Sì, è sicuramente è il tipo di ricerca che è orientato alla didattica, è il punto di incontro fondamentale tra l'università che fa ricerca e l'università che fa docenza. Bene, grazie mille professore, grazie per essere stato con noi, per averci raccontato questa vostra esperienza di ricerca e di didattica.